Cominciamo invece con la rassegna che tradizionalmente viene ospitata in questa piazza 20 settembre, che è la rassegna Grandi Autori, che è un po', diciamo, il palcoscenico principale, forse, anche perché è quello che richiama più gente. Ecco, la serata di questa sera, se avesse un titolo, potrebbe chiamarsi Una vita di amore e di forza, perché di questo si parlerà fra i due ospiti che sto per chiamare. È una scrittrice, perché è autrice di un libro, Edizioni Mondadori, ed è un libro particolare. Lei è una giornalista, una conduttrice televisiva, ha cominciato nel 1988 con una trasmissione che è diventata popolarissima, ne ha fatte anche tante altre, ma questo rimarrà per sempre il suo fiore all'occhiello, sto parlando di Forum. Una vita segnata da una tragedia, l'omicidio del padre, una vita poi, e questo la rende particolare, eccezionale, ma una vita poi anche costellata di dolori, di gioie, di speranze, come invece quella di ciascuno di noi, con un impegno, un obiettivo che è diventato poi il titolo del suo libro, Mi salvo da sola. E qui con noi Rita Dalla Chiesa. Prego. Prego Rita. A conversare con Rita Dalla Chiesa, un giornalista che tutti conosciamo e apprezziamo, c'è chi lo definisce scomodo, chi lo definisce un giornalista con la schiena dritta, è in ogni caso il giornalista che vediamo sempre su Rete4 condurre Diritto e Rovescio, con Rita Dalla Chiesa sul palco, Paolo Del Debbio. Intanto buonasera a tutti e grazie, grazie davvero. Grazie anche a Paolo che è venuto a darmi mano forte stasera. C'è un motivo per cui io ho chiesto a Paolo di venire, è che lui è stato praticamente il primo a leggere il mio libro e mi ha telefonato un giorno che io ero in treno e mi ha detto determinate cose, ho capito che me le stava dicendo proprio sentite col cuore, ci conosciamo da una vita e io lo stimo enormemente sia come uomo che come giornalista, sono felice che ci sia lui. Grazie Rita, buonasera a tutti. Sono venuto molto volentieri, ringrazio gli organizzatori di avermi invitato. Complimenti per questa manifestazione che evidentemente è molto bella e io sono legato tra l'altro a Fano perché, e quindi ci sono tornato molto volentieri anche con un filo di emozione, perché ho avuto a Urbino un grande maestro nei miei studi che era Italo Mancini e quindi insomma sono legato a questa terra, una grandissima figura. C'ho anche un cliente delle mie trasmissioni che non è di qui, ma è il sindaco di Pesaro, Matteo Ricci, che è un cliente perché viene spesso ed è una persona, magari dopo che sono venuto a Fano ora verrà anche il sindaco di Fano se ha voglia di venire. Bene, allora, e poi sono venuto perché c'è Rita, che è una mia amica che stimo molto, sia umanamente che professionalmente. Lei ha cominciato a fare televisione molto prima di me. Infatti sono anche più vecchia di ma te. Ma no, ma che sì, più sì. Vecchia? Ma no, hai almeno 10 anni meno. E quindi sono molto molto contento di essere qua. Bene, vediamo allora. Questo libro va comprato e va letto. Io sono venuto apposta, sennò...
perché è un libro molto piacevole alla lettura ed è piacevole anche se racconta certe parti della vita non semplici di Rita Dalla Chiesa, ed è un libro molto semplice e non banale, che è difficile metterle insieme queste cose, perché a volte le cose semplici sono così un po' superficiali. Invece questo è un libro semplice, non banale, che racconta una storia di vita e dal quale si impara anche e si trae, diciamo, anche un po' di forza per andare avanti. Vi consiglio di leggerlo. Bene, ora ne parliamo con Rita, così è il miglior modo per capire. E partiamo da un nocciolo subito importante. La maturità di quest'anno è successa una cosa che era ora che succedesse, e cioè una delle tracce del tema d'Italiano ha ricordato il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa. Grazie per papà. Dal 3 settembre dell'82 sono passati 37 anni. Bisognava che lo dessero prima un tema su Dalla Chiesa e non dessero temi su altre figure che non hanno alcun peso, insomma. Allora, Rita, partiamo da qui. Tu lo racconti, è il primo pezzo del libro, importante. Io voglio partire da come venisti a sapere che tuo papà era stato ucciso dalla mafia di Corleone. In realtà io non lo sono venuta a sapere, cioè nessuno me l'ha detto. Questa è la cosa strana di questa storia. Io l'ho, diciamo, intuito da alcune telefonate che mi sono arrivate a casa. Il 3 settembre ero sola, stavo vedendo un film in televisione, mi ricordo, con Alain Delon e Romy Schneider, e la cosa che ricordo esattamente era il rumore delle stoviglie che mi arrivava attraverso le finestre aperte, perché era il 3 settembre, era ancora estate. E le musiche che uscivano dalle case, ognuno ha una colonna sonora. Io mi ricordo che quella sera usciva una canzone di Riccardo Fogli, Storie di tutti i giorni. E arrivano queste telefonate: Rita, sei sola? Sì, ero sola, mia figlia era con il nonno paterno a Capri, e poi mi chiama proprio il nonno paterno di Giulia, il papà del mio ex marito, che mi chiede: Rita, ma sei sola? Dov'è Roberto? Io gli ho risposto: ma siamo separati da un pezzetto, non lo so dove sia. Però qualcosa ha cominciato a girare male in testa, fino a quando poi non mi ha chiamato un mio amico che era il caporedattore del TG2 e mi ha detto: senti Rita, fai una cosa, spegni la televisione, raggiungimi a Via Teulada e ci prendiamo un gelato insieme. Non è normale che un giornalista lasci la propria scrivania sotto telegiornale di mezza sera. Io però ho fatto quello che ha detto lui, cioè ho spento la televisione, ho preso le chiavi, ricordo di aver messo le chiavi nella macchina, e ricordo esattamente questo gesto. Io ho guardato verso il cielo, dove mia mamma purtroppo se n'era già andata da qualche anno, se n'era andata giovanissima, aveva solo 52 anni, e ho detto: papà, ma perché non l'hai, cioè mamma, ma perché non hai protetto papà? Ma avevo la convinzione che mio padre non ci fosse più. E infatti sono arrivata sotto la RAI di Via Teulada, questo mio amico è entrato in macchina, non ha detto mezza parola, mi ha fatto una carezza sui capelli e io ho messo in moto io, e siamo andati al Giardino degli Aranci, che è un posto di Roma che io amo moltissimo. Io non ho detto mezza parola, non l'ha detta lui. Per 3 ore io non ho parlato, ho continuato a guardare
il Tevere con le macchine che passavano sul Lungotevere, senza dire mezza parola. Poi a un certo punto mi è venuto in mente, ma Emanuela come sta? E Paolo mi ha detto, non c'è più neanche Emanuela. Allora lì mi sono veramente arrabbiata. Scusatemi il termine, mi sono veramente incazzata, perché nessuno fino a quel momento aveva mai toccato una donna e perché questa ragazza aveva la mia età ed era sposata con mio padre soltanto da 3 mesi. E poi ho guardato dritto dove sapevo che c'era Piazza del Parlamento a Roma. Ero veramente, però non ho pianto. E questa è una cosa che mi sono portata dietro per tutta la vita poi. Perché io non ho voluto vedere nessuno quella notte, non ho voluto vedere i miei amici che erano venuti, avevano avuto la notizia, erano tutti sotto casa, non ho voluto vedere nessuno, sono salita a casa da sola e questa è la cosa di quella notte, cioè io mi sono accucciata sotto nella cabina doccia e ho fatto una doccia per tutta la notte, rannicchiata lì sotto, sperando che quello che stavo vivendo in realtà non fosse vera, questa cosa. Però non mi ha chiamato. A Roma c'è il Comando Generale dei Carabinieri. Non mi ha chiamato un carabiniere quella notte per dirmi, signora, è successo quello che è successo. Che è il terremoto? No, si è mosso. Io sono terrorizzata. È salito il cameraman. Perché siccome l'altra notte a Roma c'è stato, per cui ero... No, tranquilla. E quindi niente, così è stato, così è andata ed è stata sicuramente... un qualcosa che mi ha marchiato a vita anche il giorno dopo andare. Perché non hai pianto? Non lo so, Paolo. Io non l'ho mai capita questa cosa. Non ho pianto, però mi sono rimaste addosso delle cose per cui io da quella notte non dormo più se non ho da qualche parte una lucetta accesa. Ho detto ai miei fratelli, a Nando soprattutto, quando sono arrivata a Palermo il giorno dopo, gli ho detto, Nando, non dobbiamo piangere, non dobbiamo dare soddisfazione a chi ha ucciso papà. Quindi niente lacrime. Era tosta, però c'era dentro un miscuglio di sentimenti che andava, come dicevo prima, dalla rabbia, ha un dolore per una violenza che stavamo subendo, che era qualcosa di inimmaginabile, e vedere subito le immagini comunque sui giornali di quella 112 con la mano di Emanuela che scendeva dalla portiera della macchina e di mio padre che non riconoscevo più per quanto l'avevano crivellato di colpi. La rabbia. Hai detto a un certo punto sono passato davanti al Parlamento. La rabbia era anche nei confronti del palazzo e delle istituzioni, perché c'era il sentimento che tuo padre era stato lasciato da solo? Sì, perché non avevano mantenuto quanto avevano promesso a mio padre mandandolo a Palermo come prefetto. Mio padre veniva da una grande battaglia che aveva vinto, che era quella contro le Brigate Rosse, contro il terrorismo. Hanno pensato di mandarlo a Palermo, io credevo, per combattere la mafia. Ma loro non volevano che mio padre combattesse la mafia, se no l'avrebbero aiutato. Ma era perché il terrorismo è un nemico di tutti e la mafia invece aveva anche qualche amico?
La mafia era piena di amici, soprattutto in Sicilia c'erano delle correnti che non si potevano minimamente toccare. Mio padre era andato a toccare quelle correnti, quindi non a caso il giorno dei suoi funerali c'erano molti politici, c'erano tutti i politici, tutti schierati dall'altra parte ovviamente della famiglia. Perché? E ne mancava uno, solo uno. Che non c'è più. Che non c'è più. E che c'aveva la gobba. E che aveva la gobba e che... E le orecchie grosse. E che ricordo che l'Espresso fece una copertina dopo una settimana dopo che mio padre era stato ucciso, e c'era questa poltrona, me la ricordo ancora la copertina, c'era una poltrona rossa, la poltrona del comando praticamente, del potere, con tutta d'oro, con la cornice in oro, e c'erano due mani insanguinate sui braccioli, e c'erano grandi orecchie e una gobba. Senti, in una commemorazione del 2012 ho ritrovato un discorso pubblico nel trentennale della strage, dove il prefetto Viana ricorda tuo padre e lo ricorda dicendo il martirio del generale. Tu senti che tuo padre è stato un martire? No. Martire è una parola grossa, è una parola... Mio padre sapeva benissimo che tipo di vita stava facendo, sapeva benissimo che probabilmente qualcosa gli sarebbe potuta succedere, come lo sapevamo noi in famiglia, che infatti non vivevamo mai tranquilli da questo punto di vista. Penso che mio padre sia stato un uomo lasciato solo. Ecco, lasciato solo contro un potere che voleva lasciarlo solo, perché a Ferragosto io ho sentito, si era preso una settimana di vacanza con noi papà, e ho sentito che mio padre chiamava diversi politici dicendo, chiamava Rognoni, chiamava Spadolini, chiamava anche De Mita, che era a 15 chilometri da noi in vacanza. Nessuno gli rispondeva al telefono. Quando gli rispondevano, io capivo che mio padre faceva delle richieste che loro non avrebbero mai accontentato, non avrebbero mai accettato. E lì ho cominciato a capire che papà era realmente solo, che lo avevano... Mi ricordo un signore, mi aveva fermato in via del Corso a Roma e mi aveva detto: signore Dalla Chiesa, ma lei l'ha capito che suo padre lo stanno mandando a Palermo per mandarlo a morire? E io ho detto: ma cosa dice? Ma dove? Era proprio fuori da me, fuori di me, come, anche perché noi avevamo vissuto tanti anni a Palermo e io questa sensazione di pericolo non l'avevo mai vissuta prima, assolutamente. Quali erano le cose che aveva chiesto e che non gli venivano date? Il saltare la burocrazia, questa era la prima cosa, perché quando tu devi firmare 20.000 scartoffie per poter chiedere di poter fare un'operazione, di poter entrare in una casa, per poter mandare via anche dalla prefettura dove lui era andato, si era insediato, delle persone chiaramente colluse con le famiglie mafiose, lì capisci che non c'era poco da fare. La prefettura praticamente era piena di gente che non... Infatti papà aveva cercato di portarsi dietro i suoi carabinieri e alcuni avevano accettato di seguirlo anche in questo suo cammino a Palermo e non hanno fatto in tempo ad arrivare. È vera questa storia che lui quando arriva trova la scrivania davanti alla finestra come se fosse tipo un bersaglio? E la fa spostare? Sì, perché gli avevano messo la scrivania con le spalle alla finestra. Mio padre ha fatto prendere questa scrivania, l'ha fatta spostare da un'altra parte, ma sicuramente lì c'erano anche le talpe, perché quella sera che lui uscì da lì
loro dovevano andare a casa a cena. E invece, qualcuno ha parlato. E invece Emanuela fece una telefonata alla mamma dicendo: Carlo ha cambiato idea, andiamo a mangiare a Mondello. E infatti loro si erano appostati sulla strada praticamente per Mondello. Quello che colpisce, e per cui io mi soffermo un po' su questa prima parte del libro, poi andiamo sulle altre, è perché è bene queste cose non dimenticarle, perché non è che finita una stagione poi dopo tutto cambia e quelli che combattono la mafia dopo sono tranquilli, o che combattono la camorra sono tranquilli, perché fare memoria di queste cose serve a stare vigili oggi, non ieri, che quel che è successo purtroppo è successo, però una vigilanza su oggi è importante. Voi capite bene, io ho chiesto questa cosa, cioè uno che va in un posto così esposto, avendo combattuto il terrorismo e vinto il terrorismo, e gli fanno trovare la scrivania di fronte a una finestra dalla quale poteva sparare chiunque, perché non è che ci fossero i doppi vetri o blindata, erano vetri di una vecchia prefettura e quindi insomma vetricoli, eh? E quindi c'era anche, Rita, una certa però iattanza in queste cose, cioè non era neanche tanto nascosta la cosa, questo che voglio dire. No, sai che cosa? Che i giornali cominciarono a scrivere delle cose molto brutte. Io ricordo il titolo del Manifesto che diceva per esempio: ma dalla Chiesa che cosa è venuto a fare qui a Palermo? Ma se andasse a sciacquare le palle a Mondello? E questo è un titolo che mi è rimasto molto impresso e mi fece capire anche il clima che si era creato intorno all'arrivo di mio padre a Palermo, perché papà non avrebbe fatto sconti a nessuno, assolutamente a nessuno. Papà era già stato a Corleone, aveva combattuto contro il bandito Giuliano, quindi sai, lui la Sicilia la conosceva molto bene, sapeva dove andare a colpire, e due giorni prima era arrivato il ministro, che era Formica, sì. Il ministro Formica, col quale loro si erano messi d'accordo per poter entrare nelle banche, la famosa trasparenza delle banche, e poter vedere i conti correnti come arrivavano e come... Quello che poi fecero Falcone, esatto, e Borsellino. Esatto, che fecero Falcone e Borsellino. E infatti il giorno dopo papà fu ucciso. Ci fu la notizia sui giornali di questa trasparenza nelle banche che sarebbe stata attuata, e la sera dopo papà è stato ucciso. Deve essere stata una bella botta quando hanno ammazzato a poca distanza Falcone e Borsellino, per te, per la famiglia, per Nando, che ricordo tra l'altro tuo fratello che è presidente del comitato scientifico di questo festival. Sai che c'è, che Falcone ci è stato vicino dal primo momento. Io parlo di Falcone come potrei parlare di mio padre, perché quando morì papà, Falcone venne a Roma e ovviamente ci interrogò su quello che poteva essere successo. Andammo in un comando carabinieri e lui si accorse che nessuno di noi tre parlava, perché vicino a lui c'era un tizio che non ci piaceva. E lui ci ha guardato tutti e tre, questa è la grande sensibilità di un uomo come Giovanni Falcone, ci ha guardato tutti e tre e ha detto: rimango io con loro. Ha fatto uscire questa persona e lui ha scritto ininterrottamente su un pacco così di fogli bianchi, ma ha scritto lui personalmente con la sua stilografica tutto quello che noi gli stavamo dicendo, tutto quello che noi potevamo sapere, perché neanche noi poi potevamo sapere molto. Papà non era uno che parlasse in casa del proprio lavoro. Quindi... Che rapporto c'era fra Falcone e tuo papà? Ma guarda, io so che papà, quando è andato a Palermo, io credo che non, forse lo avrà conosciuto. Ma come ha conosciuto altri giudici, altri, sì, magistrati, ma sì, non c'era un rapporto. Poi Falcone non era ancora Falcone. Non era ancora Falcone, no. Borsellino non era Borsellino, poi era Trapani e poi c'era Chinnici.
però sono tutte persone che quando papà se n'è andato, io ricordo che Falcone ogni tanto telefonava e mi diceva: Rita, dovresti venire a Palermo a parlare con me e a parlare con Chinnici. E io prendevo la nave, andavo a parlare con lui, e una cosa che scrivo nel libro anche è che quando lui mi chiedeva: Rita, vuoi un caffè? Per noi è la cosa più normale, più semplice del mondo, no? Dire sì. Lui era a Palazzo di Giustizia in una stanza totalmente blindata. E io la prima volta che gli ho detto sì, grazie, è arrivato un poliziotto con un vassoio dove sopra c'erano 10-12 tazzine di caffè, ma in realtà in ufficio eravamo lui e io. Allora gli ho chiesto perché. Lui alzò il sopracciglio, che era tipico di Falcone, e mi disse: ti ricorda niente, Sindona? Quindi lui, per paura di essere avvelenato lui o magari l'ospite, allora ordinava, fai conto, 12 caffè, e a quel punto era sicuro. Dunque, c'è un fatto che dà speranza, e cioè questi ragazzi della maturità, oltre al tema su tuo padre, c'era un'altra traccia, che era quella su Leonardo Sciascia, il giorno della civetta, su un altro eccidio di mafia del 47. I ragazzi hanno aderito a questi due temi e li hanno svolti, da quel che so, con una certa consapevolezza. E questo mi sembra, sono persone di 18 anni, quindi voglio dire, proprio non ci hanno avuto modo, neanche forse attraverso, di sapere queste cose qua, eppure l'hanno fatto, e li hanno fatti bene, cioè esprimendo... Sai che cosa c'è, Paolo? Che bisogna dire un grazie enorme, profondo, ai professori e agli insegnanti che da anni si stanno battendo perché i ragazzi sappiano alcune cose, perché anche il Ministero della Pubblica Istruzione deve capire che i ragazzi devono conoscere la storia, l'ultimo pezzo della nostra storia. Non ci si può fermare con la storia sempre soltanto agli inizi della Prima Guerra Mondiale. Cioè, la nostra Italia ha vissuto tanti altri periodi dove è giusto che i ragazzi possano camminare con la consapevolezza di sapere che cosa è successo, perché spetta a loro, perché da quel momento lì in poi arriva il loro futuro, la loro conoscenza dell'Italia. E ci sono dei professori meravigliosi, delle insegnanti meravigliosi che cominciano fin da quando sono piccoli. Tu pensa in Sicilia. In Sicilia queste professoresse che prendono i bambini dallo Zen, dalle scuole più disagiate della Sicilia, e insegnano a loro quello che in famiglia viene negato, perché loro tornano a casa e magari trovano una famiglia mafiosa. Invece a questi bambini deve essere insegnato il senso della giustizia, il senso della legalità. Fanno disegni, fanno racconti, e io credo che sia un segnale bellissimo questo che è stato dato. Credo anch'io. Qual è l'eredità più importante che ha lasciato tuo papà? Secondo te, quella che senti te? Il senso della giustizia. Ecco. Sì, almeno per me. Il senso della giustizia e il rispetto per qualunque essere umano tu abbia davanti. Papà non aveva pregiudizi, come non li aveva mia madre, e ci hanno insegnato a vivere così. Un'ultima cosa, perché serve per chi nel pubblico in qualche modo lo ha conosciuto, perché ha un'età tale da averlo visto, da aver vissuto questa storia, ma anche persone che non l'hanno conosciuto. Ma è bene fare anche una memoria umana dei personaggi, non solo per le funzioni che hanno svolto. Dal punto di vista umano, da figlia, che tipo era il generale della Chiesa? In casa com'era? Era come in caserma o era... Era autorevole, non autoritario. Era una persona molto dolce,
in certi momenti. Però tu scappavi quando stavate... Perché io avevo le mie regole, perché io potevo stare alle regole sue, quelle che ritenevo più giuste, quelle del vivere civile e vivere appunto in modo consono anche, no? Però al ruolo che tu... dalla finestra, dove era Bardonecchia? Dove? Però poi ero anche ribelle, infatti non ci stavo alle regole della caserma, io dovevo scappare, ero più ero più anticonformista forse. Un generale dei carabinieri nei confronti di un figlio che non sta alle regole della caserma, com'è? Un po' cercavo di non farglielo sapere. Ecco. Un po' quando se ne accorgeva si arrabbiava molto. Ecco. E un po' forse dentro di sé rideva di questa cosa, perché riconosceva un po' anche del suo carattere. Certo. Io avevo un carattere e ho un carattere che è molto forte. E credo questo carattere di averlo preso da mio padre. Sul fatto che tu abbia un carattere forte, diciamo, non c'è. Perché non mi nascondo dietro un dito, dico no, sempre quello che no, penso. Lo so. Ho visto, e poi voltiamo pagina, anche se starei tutta la sera a parlare di questo, perché è un patrimonio e quindi è bene che lo conosciamo bene tutti. Nel nostro paese di patrimoni così non è che ce ne sono infiniti, quindi è bene che vengano conosciuti. Ma ho visto prima, quando sei arrivata, sei uscita di macchina, poi hai visto due carabinieri e ci sei andata immediatamente. Cosa sono i carabinieri per te? La mia famiglia. Sono la mia famiglia, io sono vissuta in caserma, io amo le loro divise, amo la vita che fanno, che è una vita difficile che abbiamo fatto anche noi, perché bisogna sempre tenere presente che sono persone che proteggono, ci proteggono. Noi quando succede qualcosa che facciamo? Andiamo dai carabinieri, chiediamo aiuto ai carabinieri. E hanno delle famiglie, delle mogli, delle compagne che li vedono uscire tutte le mattine e se li baciano e tutto il giorno pensano a loro. Vabbè, stasera allora tornano? Quando tornano? A che ora tornano? E poi soprattutto se hanno figli cercano di mettere insieme in modo molto dignitoso il pranzo con la cena. A me rimasta impressa mia mamma, perché mia mamma con tre figli da fare studiare, anche tre figli all'università, lei si inventava qualunque ricetta con elementi poveri, con elementi normali, ma perché noi non avessimo mai la sensazione dei sacrifici che lei e papà stavano facendo. È chiaro che crescendo poi ce ne siamo resi conto, e oggi la cosa che a me fa più male è che, avendo fatto un percorso di vita, posso dirlo, privilegiato, io non abbia mai potuto fargli un regalo. Avrei voluto regalargli una vacanza, avrei voluto regalare a loro qualche cosa che li facesse felici, che li vedesse insieme, per restituire qualche cosa di quello che loro avevano dato a noi e per tutti i sacrifici che avevano fatto. E quando io vedo una divisa dei carabinieri, immediatamente io vedo dietro le loro famiglie e vedo dietro i sacrifici che loro fanno. E io li amo, punto. Questo libro della Mondadori si intitola Mi salvo da sola. Da cosa? Dal dolore prima di tutto, dai dolori, che ne ho avuti abbastanza. Però ci sono stati dei momenti in cui ho pensato adesso cado. Non gliel'ho data vinta, non sono caduta.
E mi sono salvata da sola, nel senso che ma comunque... Ma perché da sola? Perché ma perché noi donne ci... Allora, noi donne ci salviamo sempre da sole. Nella nostra vita, noi è difficile che chiediamo aiuto a qualcuno quando stiamo veramente male. La forza la troviamo dentro di noi per andare avanti. Gli uomini no? Credo che alcuni uomini siano un pochino più deboli di noi donne. Alcuni, non tutti. Qualcuno magari... Qualcuno no. Ce la fa. Esatto, qualcuno ce la fa. Però noi donne comunque siamo abituate comunque a combattere. Qui ci sono più donne che uomini stasera, qui diciamo a posto, diciamo. Diciamo la maggioranza sono donne, a occhi e croce. Insomma, gli uomini siamo una minoranza. Ce n'è qualcuno in prima fila, ma insomma il resto... Ecco, e dicevo, ma... questa solitudine, cioè siccome tu, allora andiamo a un altro punto, morte tipo il papà, morte tipo quella di Fabrizio Frizzi, cioè un'altra bellissima figura, un collega straordinario, un signore, tante cose insomma, le direi tu. Come si metabolizzano queste cose qua? Perché poi da soli, insomma, ma sai, non è... ci si vive insieme a queste cose, piano piano assumono dei contorni diversi. Dei contorni diversi, prima sono dei compagni, diciamo, dentro che macinano tutti i giorni, poi pian piano si acquieta un po' la situazione oppure no? Io ti faccio queste domande, lo capisco che... sono domande molto personali, te le pensando... potrei fare se fossimo da soli, io d'altra parte hai chiamato me e lo sapevi, io sono fatto così, io le faccio così. cioè non è... No, stavo pensando che in realtà sono stata bastonata seriamente, appunto, perché una mamma che se ne va a 52 anni e io avevo solo 27 anni. Quindi immagina i miei fratelli più piccoli di me e un padre che combatteva contro le Brigate Rosse, quindi a un certo punto io ho dovuto prendermi anche la responsabilità un pochino di aiutare papà, perché stava veramente male, lui era innamorato pazzo di mia mamma, come mamma lo era di lui. Quindi poi ho perso papà con Emanuela. Con Emanuela che rapporto c'era? Poi torniamo indietro. Ma guarda, io di Emanuela sono stata molto gelosa e questo libro l'ha tirato fuori. Non lo volevo ammettere neanche con me stessa. Sì, qui l'hai scritto. Io l'ho scritto. Ero gelosa perché ero abituata comunque come figlia grande, la maggiore, ad avere tutte le attenzioni di mio padre. Che aveva attenzioni per me perché ero la più grande, attenzioni per Nando perché era l'unico maschio e per Maria Simona perché era la più piccola. Papà è stato molto bravo in questo, però io ero gelosa di Emanuela e che ci posso fare? Che differenza d'età c'era fra te e Emanuela Setti Carraro? Nessuna. Ecco. Avevamo la stessa età. Questo ha contato. E forse questo ha contato. E poi... quindi ho perso papà Emanuela, poi ho perso Fabrizio e neanche dopo, dunque, no, prima se n'è andato mio genero, il 2 novembre, il marito di mia figlia, dopo 4 anni che lottava disperatamente anche lui, e il 26 marzo se n'è andato Fabrizio. A quel punto ho detto adesso cado, adesso non ce la faccio più, basta. Non... Però avevo mia figlia e mio nipote. Lollo, Lorenzo Lollo, che hanno bisogno di me. Sì, però Rita, scusa. Allora, hanno bisogno di te e su questo non c'è dubbio. Lorenzo è piccolo. Ma col bisogno che gli altri hanno di noi, non è che
si sta bene, no, si tira avanti, cioè col bisogno che gli altri hanno di noi, noi abbiamo una ragione per cui impegnarci, per cui non demordere, per cui andare avanti, per cui essere disponibili, per cui essere generosi, per cui essere tutto quel che vuoi. Però evidentemente tu hai dentro una forza che non è solo data dal fatto che loro hanno bisogno di te, perché con quella e basta ho l'impressione che non ci si faccia. Sai che c'è, Paolo? Io sono stata fortunata, dico sempre. Io ho avuto una famiglia che mi ha dato tanto amore, tanto. Quindi su quell'amore io ho camminato, è stata la mia zattera praticamente nei momenti difficili della mia vita. Io comunque mi sono... E poi io ho un rapporto fortissimo con i miei fratelli, io li amo da morire. Ecco. Quindi è chiaro che quando fai gruppo e sei compatto, riesci, quando fai squadra, anche a tener botta ai dolori, però sono stati dolori tosti, devo dire la verità, sono stati dolori molto molto tosti. Poi che... tua sorella non la conosco, ma tuo fratello Nando è molto affettuoso. Dico, Nando è dolcissimo. Ecco, sì. Infatti ho avuto modo di conoscerlo. Nando è l'altra persona che amo di più. Dimmi. Chi è stato in televisione, chi sta in televisione, quando scrive un libro, invece di parlare di sé, parla di sé in televisione. E di questi libri ce ne sono... Ma era questo il motivo per cui non volevo scriverlo quando mi è stato chiesto. E sono stucchevoli. Cioè, sì... No, ma che lo dico io, mica te. Sono stucchevoli perché... Voglio dire, uno può fare tante cose nella vita, no? Perché devi scrivere un libro? Cioè... c'è il giardinaggio, c'è l'agricoltura, c'è tante cose. Ecco, in questo libro, chiusa la parentesi, in questo libro tu parli di te, proprio di te. Parli anche del momento in cui sei stata, cioè delle tue varie vicende televisive, però parli di te. Quindi, tu hai avuto un successo straordinario con Forum, d'accordo? Questa gente che è qui c'è in parte anche perché tu sei una figura televisiva gentile, educata, non una becerona come sono io. Tu sei una personcina per bene, d'accordo? Allora, questo hanno applaudito perché io ho detto becero di me. Non perché... Tu non sei becero. No, vabbè, ma insomma, diciamo, così sono un tipo un po' così. Allora... Ecco, questa in quei momenti lì di successo così forte, no? Cioè, c'erano i pubblicitari che facevano la fila per mettere la pubblicità dentro Forum, perché lo vedeva tutto il mondo, poi ne parliamo. Allora, lì ce l'hai mai avuto qualche momento, insomma, in cui i piedi si sono un po' alzati dal terreno o sono sempre stati... No, io ripeto, se tu vieni da un tipo di educazione di famiglia di un certo tipo, i piedi da terra non li alzi mai. Se continui a frequentare le persone che ho sempre frequentato, i miei amici come chiamo io, normali, non ho mai frequentato i salotti, non ho mai frequentato le feste, non ho mai frequentato... e poi soprattutto ho sempre frequentato tanto le caserme dei carabinieri e le loro famiglie, lì a quel punto anche gli orfani dei carabinieri, perché di loro si parla molto poco, ma quanti ragazzini abbiamo noi all'ONAUMAC, noi, vedi che dico noi carabinieri, all'ONAUMAC è un'associazione, tutti i carabinieri dovete sapere che dal loro stipendio già prendono poco, molto poco. Come sori. Esatto. I due che dovrebbero prendere di più nella società, cioè quelli che curano la salute della testa, che educano i bambini e che ci rendono sicuri, sono quelli che prendono di meno. Il mondo va alla rovescia per certe cose. Andiamo avanti. No, e quindi questo stavo dicendo, che dal loro stipendio ogni mese viene tolta una cifra dal carabiniere fino al comandante generale
per aiutare questi ragazzi che sono rimasti soli perché i papà sono stati uccisi, a poter studiare e quindi a inserirsi anche loro nella società. Quando tu hai a che fare con queste cose, tu non li alzi i piedi da terra, tu rimani esattamente come sei, si spegne la telecamera, quello è il tuo lavoro, poi te ne torni a casa e hai altre cose, cioè figli, io ho i miei cani. Quanti? Tre. Tre? Sì. Perché li vado raccogliendo per strada io. Le mie battaglie per tante cose, insomma cerco di mantenere i piedi per terra sempre. Senti, l'esperienza di Forum, parliamone un po', perché è stata una parte della tua vita importante, sono tanti anni, una prima mandata, poi un'altra mandata, insomma decenni, ecco, che cos'era quel Forum, cioè che hai imparato da quel tipo di gente che veniva lì, quelle grandi litigate, poi quei giudici fantastici che tu... Vabbè, io ho lavorato con Santi Licheri, lui era meraviglioso. Santino era un grande. Ma ho imparato intanto a fare le riunioni di condominio, non mi fregano più, perché sentivo Santino quello che diceva e quindi ho imparato. E poi era un mondo molto variopinto, variegato, che veniva a raccontare l'umanità di tutti i giorni, era la quotidianità, quella che succede appunto tutti i giorni, e che venivano lì a cercare di capire se avessero ragione o meno, magari chi scriveva poi la controparte non voleva venire, allora dovevamo trovare qualcuno che venisse a fare, perché anche questo poi ci chiedevano, ma erano le cause, erano vere, erano finte, le cause erano tutte vere, molte volte le abbiamo dovute anche edulcorare, perché c'è la realtà tante volte supera la fantasia, per cui ci siamo trovati in imbarazzo, abbiamo dovuto sottrarre, andare per sottrazione, no? Però è stata un'esperienza per me splendida, straordinaria, che molti mi hanno scritto e questa volta nel libro lo racconto bene, ma tu perché hai lasciato Forum? Non sono io che ho lasciato Forum, è Forum che ha lasciato me, che è una cosa molto diversa. Mi è noto. Allora, qual ci racconti una storia? Tra tutte quelle migliaia di storie, ce n'è una particolare che magari è andata in un certo modo? No, un po' tutte. Ma guarda, ce n'erano alcune che mi facevano proprio ridere. Io avevo un grande sostenitore vicino a me, un compagno di viaggio, che è Fabrizio Bracconeri. Sì. E lui mi faceva proprio ridere, perché a volte mi arrivavano le sue battute da dietro, io non le sentivo bene. Quando le capivo, io cominciavo a ridere, dovevo uscire dallo studio. Uno che baciando il fidanzato si è inghiottita il dente, non ho capito che, e lì non ti dico, con Fabrizio io sono dovuta uscire dallo studio, cioè una baciava il fidanzato e ha inghiottito il dente, Del fidanzato. Mazza. No, dico, lo baciava forte, appassionatamente, ovviamente. Se aveva la dentiera inghiottiva tutta la dentiera, insomma poteva rimanere soffocata la signora. Beh, e quell'altro che aveva messo il registratore sotto c'erano ancora i registratorini sotto il sedile della fidanzata, perché era convinto che lei lo tradisse. E da poi dalle registrazioni ha capito che era vero. Ah, ecco. Quindi ci sono tanti episodi che sono successi, marito e moglie che litigavano perché il marito si fermava a guardare troppo la vicina che era in giardino che prendeva il sole, e quindi litigate familiari. Erano piccole cose, sì, ma sì, divertenti, e che capitavano e che capitano nella vita, sì, di, sì, tutti i giorni, sì. Va bene. Però mi manca, lo posso dire? Come? Lo posso dire? Sì. Che mi manca? Manca, sì. Mi manca molto. Lo capisco. Mi divertivo come una pazza lì proprio. Vabbè.
Vorrei dire una cosa, scusami Paolo, a proposito di bracconeri, perché ci tengo. Sì, viene da me ogni tanto. Lo so. Molte persone, vedendo Fabrizio Bracconeri ridere, scherzare, un po' questo fare suo romano molto accentuato, eccetera, magari scrivevano e dicevano: ah, perché Bracco, come lo chiamano, è uno così, è volgare. Allora voi dovete sapere che invece, questo lo posso dire perché viene da te, l'ha detto a Forum e lo dice sui giornali, e io mi sto battendo molto per questa cosa dell'autismo. Lui è un bambino autistico, lui veniva un bambino, oggi Emanuele ha 18 anni con tutti i problemi che questo comporta, e lui veniva a Forum la mattina dopo magari delle serate, delle nottate passate con il bambino che stava male, perché era una forma autistica di quelle molto forti, e quindi veniva a Forum e trovava in Forum lo sfogo che non trovava a casa. Quindi lui lì dimenticava davanti alle telecamere le sue notti insonni, il bambino che urlava, che non riusciva neanche a prendere il bicchiere per bere, che non l'ha mai chiamato papà. Ecco, quando qualcuno pensa di criticare, andiamoci piano, pensiamo che dietro ci sono sempre delle persone e che non sempre sono quelle che appaiono in televisione. Sì, sì. Senti, nel libro parli a lungo della tua storia con Fabrizio Frizzi, no? E ne parli a lungo perché oltre a tutti gli anni fino al 97, insomma. Sì. Insomma, una storia importante, ma anche dopo, comunque un rapporto di amicizia che non è sempre abituale, insomma, mantenere, no? Hai voglia di parlarne un po' o no? Guarda, più che la nostra sicuramente è stata una grande storia d'amore. Sì. È stata una storia, nel libro io parlo però soltanto di quando ci siamo conosciuti. Sì. Che tu lavoravi a Gioia. Che io lavoravo in Rusconi e lui lavorava a Tandem. E aveva l'abitudine di chiamarmi sempre di notte. E io gli dicevo: ma che cosa vuole questo da me? C'ha 10 anni meno di me, ma andasse con le ragazzine della sua età. No, lui mi chiamava e mi diceva: sono il tuo amico della notte. Perché io scrivevo di notte, nel senso che durante il giorno ero in redazione. Poi tornavo a casa, mi occupavo di Giulia, stavo con lei, mia figlia, giocavo con lei, le facevo fare i compiti, la facevo cenare, la mettevo a letto e poi mi mettevo a scrivere i pezzi da consegnare per il giornale il giorno dopo. E quindi lui, che mi aveva conosciuta, lui si presentava sotto casa, ma io non gli aprivo mai. Lui allora si attaccava al telefono del bar che c'era di fronte, perché non c'erano i cellulari all'epoca, e mi diceva: sono il tuo amico della notte, ci andiamo a mangiare i cornetti caldi. E io dicevo: ma questo c'ha la voglia di andare, io sono una madre di famiglia, ma come faccio ad andare a mangiare i cornetti caldi con lui? Poi c'aveva la Vespa, una testa piena di ricci, era buffo. Però era buffo, era la persona più buona, più corretta, più leale che poi abbia mai conosciuto. Io me lo sono sposato orgogliosa di averlo sposato, orgogliosa di avere fatto tanto lavoro insieme a lui, perché noi abbiamo anche lavorato tanto in televisione insieme. Certo. E questo ti crea una maggiore
complicità, no? Mia figlia lo chiamava papà perché è venuto a casa mia che Giulia era ancora piccola, quindi anche se lei il suo papà ce l'ha, però e lui lo sapeva, il papà di Giulia lo sapeva che Giulia chiamava Fabrizio papà. Però di Fabrizio poi ho smesso di parlare nel libro quando lui poi fa l'altro incontro importante della sua vita. Vabbè, ma è giusto così. Ed è stato giusto così, non ho parlato, non ho parlato né del nostro fidanzamento né del nostro matrimonio. Per carità. Ho parlato solo della sofferenza che poi ho vissuto io quando ci siamo lasciati, ma perché quella è una cosa mia, la sofferenza. Certo. Per tutto il resto ho fatto in modo che sua figlia Stella possa sapere di quanto sia stato grande suo papà anche nella sua vita di tutti i giorni. Ecco, questo suo papà è stato un grande, perché è stato un grandissimo della televisione italiana, dicendo sempre no a Berlusconi. Come? Dicendo sempre no a Berlusconi. Dicendo sempre perché no, Berlusconi avrebbe fatto carte false per averlo a Mediaset. Sì. E lui non ha mai tradito la Rai. Senti, ci stiamo avviando alla conclusione perché il nostro tempo sta per finire e volevo chiederti una cosa, in questo, due o tre cose. In questo festival c'è la consuetudine che l'ospite, indipendentemente dal libro che ha scritto, gli viene chiesto qualcosa sul tema del festival. Tra l'altro ricordo che questo festival ha una caratteristica importantissima, cioè è l'unico festival sulla saggistica in modo specifico, tutti gli altri sono su altre cose, questo fa onore a chi lo ha pensato e lo organizza. Ecco, volevo dire, tu, a te hanno chiesto anche di candidarti sindaco di Roma e dai sondaggi si sapeva che avevi un gradimento piuttosto alto e la cosa non mi meraviglia. Perché hai detto di no? Per paura? No, perché conosco i miei limiti, cioè non mi piace tanto la politica, mi piace ascoltarla. I limiti in che senso? Ma i limiti, cioè non... Ma tu chi bisogna la fa? Saperla fare la politica, sì, non è che ti puoi improvvisare. Ma quelli che la fanno li hai visti in faccia? Si sono improvvisati. Ah, ecco. Però vedi, non avendo fatto... Io li vedo tutte le settimane da tu vicino. Li vedi e io, io ti seguo. Oggi, siccome sono una persona libera, posso anche permettermi di esprimere le mie idee. Quando mi dicono vorremmo che fossi... Perché non l'hai fatto tu se parli tanto? Ma io infatti non l'ho fatto. Però vedo tutte le cose che non vanno, che non funzionano, che mi piacerebbe che funzionassero di più. Sei libera di dirlo. Però sono libera di dirlo, capito? Anche se vengo magari attaccata anche in modo molto violento tante volte, perché dico che a Roma non è più bello vivere, non si vive più in modo decente, normale. Se tu apri la porta la mattina e ti trovi occhi negli occhi con un topo, a me prima non mi era mai successo, oppure ti trovi a dover camminare in mezzo alla strada perché c'è la spazzatura da una parte e dall'altra. Io non do colpe, io dico semplicemente che oggi non si vive più bene, quindi che qualcuno per favore ci facesse, cioè la capitale d'Italia non merita di vivere questo. Io devo dire la verità, no. Sì. Però è vero, me l'avevano chiesto. Te l'avevano chiesto. Sì. Infatti ogni tanto salgo su qualche taxi e mi dicono: signora, ma perché non l'ha fatto lei? No, grazie. Poi a Roma sono brillanti. Sì. Una volta, per dire come sono sti tassisti, no? Erano un po' di anni fa, ed avevano fatto ministro delle finanze un signore che si chiamava Augusto Fantozzi. Allora salì sul taxi e dice: dottore, ha visto? Hanno fatto ministro Paolo Villaggio. Vabbè,
E senti, Rita, questo bel sorriso che c'hai ti ha aiutato nella vita? Lo sai che c'è un bel sorriso, sì. Io non lo so, cerco di sorridere quando sono in imbarazzo, quando sto soffrendo. Ma anche quando sei contenta. Beh, ma quello è normale, poi io mi faccio delle risate. No, mi preoccupavo perché il sorriso stasera dicevo che è in imbarazzo, no? No, beh, no. Devo dire che sono molto emozionata perché vedervi tutti qui, me l'avevano detto, dice un colpo d'occhio pazzesco. Sì. E, vi ringrazio perché è la prima volta che mi trovo a parlare di fronte a tanta gente, che almeno vedo, perché con la telecamera si accende la lucetta e lì vai. Però così è, effettivamente è emozionante. Emozionante essere qui a Fano, è emozionante questo festival, è emozionante parlare con, con Paolo Del Debbio, che comunque è una colonna del giornalismo italiano. Quindi, senti, senti, il tema di questo convegno è C'era una volta in Europa, che vuol dire tante cose. Tu abbiamo votato per le europee che sì. È poco tempo, che impressione hai tu dell'Europa, cioè di, in particolare hai l'impressione che la gente comune capisca qual è il ruolo, le funzioni, a cosa serve? No, forse si sentono protetti dall'Europa, sì. Dal fatto di essere all'interno di una... Cioè soli sarebbe peggio. Forse soli, sì, forse sì. Sarebbe peggio. Però io mi sento anche profondamente italiana e se voglio sbagliare, voglio sbagliare come italiana e no perché me lo dicono gli altri. Senti Rita, attualmente cosa fai? In che senso? Cioè, sei stata a Telenorba? Beh no, sì, sto facendo una trasmissione con Marco Liorni su Rai. Ecco, io lavoro con persone per bene sempre. Ecco. Con persone questo, per bene. Questo volevo che tu dicessi. Su Rai 1 con Marco Liorni e riprendiamo a settembre e poi... Ti trovi bene? Con Marco Liorni sicuramente sì, perché sì. È veramente una persona educata. Io ho paura della gente che in televisione urla, della gente che non fa parlare gli altri. Mi piace quando t'arrabbi tu che dici adesso basta! E lì c'è il silenzio e grazie a Dio uno respira, perché deve anche capire quello che stanno dicendo. Quindi mi piacciono molto i talk e dico la verità. C'è una trasmissione che mi piacerebbe tanto fare, ma tanto. Una trasmissione di viaggi. Di viaggi? Di viaggi sulla natura. Io mi siedo in poltrona e guardo Kilimangiaro, guardo Discovery Channel, guardo... Piacerebbe anche a me. È bello andare sui rompighiacci, andare a vedere le balene. Arriva un'età in cui tu hai altre curiosità, no? Vedere già un gabbiano, tutto. Pensa per me. Vedere un gabbiano al posto di un ministro, un elefante al posto di un assessore, pensa che meraviglia. Pensa per me che vengo da Roma, vedere un gabbiano un'altra volta sul mare e non nei cassonetti dell'immondizia. Esatto. Oh, scusate, perché io amo molto il mare, quindi... Va bene Rita, io voglio ringraziare questo pubblico che è un pubblico attentissimo, silenzioso, rispettoso, poi in questa bella città, cioè io non so se siete tutti di Fano, ma insomma chi abita qui è anche una bella fortuna, cioè abitate in una città anche tenuta molto bene, perché oggi ho passeggiato un po', è una città pulita e quindi insomma... è già tanto, è una bellissima città e grazie a te per a questa te, Paolo. Bella serata, mi ha fatto molto piacere essere qui con te, grazie, non hai deluso come non deludi mai, non è la prima volta che ti intervisto no. E sono molto molto contento, ricordo una sera a Genova, esatto, mi fece un'intervista esatto, molto esatto. Lunga e anche molto molto bella. Io vi posso chiedere un piacere? Ma vi posso fare
una foto col cellulare, perché è una roba che mi voglio portare dentro. Falla, Rita, falla. La posso fare? Fagli la foto. No, fino lì, puoi arrivare alla linea bianca. Dopo cade. No, me l'hanno detto, state di qua dalla linea bianca. Ecco fatto. Grazie Rita. Grazie a tutti, buona serata. Arrivederci. Grazie. Prima di scendere da questo palco, vi chiedo di fermarvi un istante, perché a Passaggi Festival c'è una bellissima consuetudine. A Fano abbiamo un artista, un vero grande artista, un gioielliere favoloso, io sono testimonia, che crea cose meravigliose per gli ospiti del festival, sia per le signore questo ciondolo favoloso, ma c'è anche per Paolo Del Debbio, ed è un portachiavi bellissimo. Sono veramente... Facciamo la foto tutti insieme?